canale Fede Company, siamo di nuovo qua su Uncharted Data Net Collection perché dobbiamo fare il covo dei ladri. Ovviamente remastered per PS4 e andiamo avanti. Spero vi piaccia a tutti. Chiaramente farò tutto il gioco in live commentary, come al solito. Allora, dunque, opzioni. Gioco. Sottotitoli sì, video, ok. Aspetta un attimo, no, dovrebbe essere tutto a posto. Poi campagna normale, a posto. Sì, ho fatto un partito, cioè ho visto un attimino com'era graficamente, devo dire che è migliorato tanto. Anche questo capitolo è migliorato tanto rispetto a quando è uscito. Non ho neanche la cosa. Ok, perfetto. Marco Polo, sempre il nostro mitico Marco Polo, che non era, tra l'altra volta non era Marco Polo, ma va bene lo stesso. 1324. Dove diavolo sono? Mitico Drake che inizia benissimo. Il mio sangue, molto, molto sangue. Sì. Che fortuna che ha questo ragazzo, bisogna dirlo. Sempre della merda, ecco. Madonna cara. Ok, caro amico, ti scrivo che sono appeso ad un vagone a penzoloni. Ok, ti sta spaccando tutto. Tra l'incudine e il martello, più che martello è martellone, però vabbè, questi sono dettagli. Cazzo succede? Oddio no! Sì, questa parte qui me la ricordo, però cioè veramente epica, a dir poco. Poi lui è veramente sfortunatissimo, non per qualcosa, però. Dai. Che cazzo. Dai, dai. No, merda. No, no, cazzo. Ok, perfetto. Diciamo che questo cosa devo fare? Ah, così, ok. Questo capitolo di Uncharted forse è il più bello, anche se certa gente dice che è più bello l'uno. Per me sono due capitoli stupendi. Ok. Chiaro che questo è l'andare l'andare avanti della serie, quindi insomma. No! Minchia che culo, ragazzi. Come al solito ci saranno i fallimenti, perché senza fallimenti non sono più io e non è neanche più Uncharted, perché Uncharted è un gioco che si presta molto ai fallimenti di salti nel vuoto. Cazzo. Spaventato, mi sembrava di aver fatto un fallimento io, invece in realtà era perché dovevo andare così. Dai, dai. Ok, vai, 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 vai. Però vabbè, che cazzo. Non riesco a scalarlo, sta rosa. Oh. Questa parte qui l'avevo fatta tantissimo tempo fa su YouTube, avevo appena aperto il canale e l'avevo fatta col cellulare. Pensate un po' quanto tempo è passato. Era quando ero uscito per PS3, l'avevo fatto col telefono, avevo fatto giusto questa parte qui. Poi mi ero accorto che faceva schifo col telefono, lo cancellò, chiaramente, cancellato il video. Dai, 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 fanculo. No, 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 vai in mona! Grande, 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 dai, 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 dai. Ma che ce l'ha fatto? Oh, oh, oh. Che spavento.
Sì, comunque è migliorato talmente tanto, veramente tanto è migliorato sto gioco. Sì, graficamente è migliorato parecchio. Ve lo consiglio a tutti come al solito. Non posso urlare tantissimo perché è l'una di notte, quindi fate voi. Beviamo la birra! Offrimi da bere, marinaio. Harry Flynn! Ehi! Ma che diavolo ci fai qui? Ti cercavo, amico. Oh, oh. Devo essere felice o preoccupato? Forse tutte e due. Vieni. Ho un lavoretto per noi. È vero? Un cliente è pronto a sganciare un mucchio di soldi se gli procuriamo un certo oggetto. Sono tutto orecchie. Beh, non so se ti piacerà. Ma no, sei fuori di testa. Già, ma ascolta un secondo. Flynn, conosciamo entrambi i due che sono rimasti uccisi durante un colpo in quel posto. E uno che ce l'ha fatta, no? Sì, per poco. Non posso farcela senza di te. Tu sei l'unico che ci è riuscito. E sai meglio di chiunque altro che è un lavoro per due. No. No, tre, lo sai. Giusto. Parli del diavolo ed eccola che arriva. Che... Chloe Fraser. Nate, Nathan Drake. Drake. Ciao, Harry. Chloe è una delle migliori al volante. Avrà cura di noi. Ben. Allora, qui ho già pianificato tutto. Entriamo dalle fognature. Ottimo inizio. Sbuchiamo nel cortile, da lì scaliamo il muro, corriamo sui tetti e ci caliamo nella sala esposizioni. Ed è fatta. E so che vi chiederete il perché di tutto questo. Non io, ma va avanti. Questa? Una lampada. Già. Non vale niente. Non capisco. Nemmeno noi. Ecco perché siamo venuti da te. Beh, è evidente che vi abbia ingaggiato un pazzo, un collezionista con tempo e soldi da buttare. E a dire il vero, questa non li vale per niente. Ma c'è di più. Come va il tuo latino duecentesco, amico? Dove l'hai preso? Noleggiato dall'archivio del pazzo. A Trebisonda fummo assaliti dai ladri. Mio padre, Maffeo ed io fummo derubati dai nostri più grandi tesori. È stato scritto da Marco Polo. Sì, fin qui. Anche noi ci eravamo arrivati. Sfortunatamente il resto non ha senso. Aspetta. Affinché non cadesse nelle mani sbagliate, nascosi il mio grande dolore nel posto più improbabile. La luce del Gran Khan custodisce il destino di 13. Vedi? È incomprensibile. Sta parlando della flotta perduta. Sì. Ehi, qualcuno lo spiega anche a me? Marco Polo lascia la Cina con 600 marinai e 14 navi cariche di tesori di Kublai Khan. Giunge in Persia un anno e mezzo dopo, con una sola nave e 18 passeggeri. Ha riportato ogni dettaglio del suo viaggio, ma non ha mai scritto cosa fosse successo a navi ed equipaggio. Così, da qualche parte là fuori, ci sono 13 navi cariche di tesori che aspettano di essere trovate. Già, è questo quello che il vostro cliente cerca. Guardate la lampada. È coperta di scritte mongole. Deve essere un dono di Kublai Khan. La luce del Gran Khan custodisce il destino di 13. Marco Polo nascose qualcosa dentro la lampada. Qualcosa che indica il sito della flotta perduta. Beh, stiamo per fregare quel tizio, giusto? Per forza. Giustissimo. Ci stai? Puoi giurarci? Cosa potrebbe andare storto? Mitico. Mitico Drake. Grande Drake. Cosa potrebbe andare storto? Questo. Sicuramente qualcosa è andato storto, dato che sei mezzo morto in una landa desolata di roba incendiata e veleni di gas soporiferi provenienti dai treni. Inoltre sei in una landa piena di neve e freddo. Occhio occhio che cade. Sapevo che cadeva. Non è caduto però, insomma. Ho mancato po'. Infatti, sapevo. È normale, questo è Uncharted, ragazzi. Molto bello, ragazzi. Graficamente è veramente bello.
Ma comunque a Naughty Dog c'è sempre... Porca puttana, ma sempre più fortunato. Secondo me... Anzi, senza, secondo me, nel 2 è molto più sfigato del primo, secondo me. Cioè, senso, sicuro, adesso qua devo... infatti, questo, me lo ricordo abbastanza, sta parte. Perché apri lui di più quando ci potevi passare? Vabbè, comunque. Casi. Ok, così si fa, ricarica. Ok, così... Ehi! Porca puttana. Vai. Il karma mi piace. No, non devo, devo fare. Devo andare qua. Ok. Va sempre peggio. Va sempre peggio. Ok, saliamo su. Comunque ragazzi, questa serie andrà avanti e andrà avanti abbastanza velocemente in questi giorni, poi si fermerà un pochettino perché dobbiamo dare spazio ai giochi più recenti e che devono uscire, per cui diamine. Dopo andrà un po' più a rilento questa serie. Vediamo dove riusciamo ad arrivare in questi giorni e poi boh, diamo spazio ai giochi che devono uscire, perché a novembre, porca troia, però che sfortuna. Perfetto ragazzi, Drake è sempre più sfigato questa parte del gioco. Comunque stavo dicendo, in questo periodo a novembre, insomma verso novembre, devono uscire tantissimi giochi nuovi e per cui andrà molto a rilento questa serie a novembre, ma comunque ne pubblicherò qualcuno per spezzare appunto i gameplay dei altri giochi che devono uscire. Ciao. Ecco, zoccolone time. Zoccola. Bene, belli come preliminari. Ti spiace dirmi che sta succedendo? Vuoi dire con Flynn? Già, potevi avvertirmi, no? E perdermi la faccia che hai fatto? Comunque, tu non sei certo la persona più facile da trovare. Se si parla di persone facili... Non sarai geloso. Non dimentichiamoci chi ha lasciato chi dopo tutto. Tu non puoi essere geloso. Un momento, forse ti solleva sapere che la mia relazione con Flynn è strettamente professionale. Davvero? Semiprofessionale. Quando ho realizzato a cosa lui puntasse veramente, ho pensato che tu avresti voluto partecipare. E qual è il piano? Come stabilito. Facciamo il colpo, troviamo le navi e scappiamo col tesoro. Con Flynn? Mm. E poi? E poi dividiamo il bottino in tre parti e noi due ci volatilizziamo. Insieme, stavolta. Capisco. Ma per ora non deve sapere di noi. Beh, non sarà contento. Sì, riprenderà. Fidati. E così, ragazzi, questo è il piano malefico dei due. Ti alzi? Ok. Ok, perfetto. Dove devo andare? Ok, di là, perfetto. Lo vedo i tubi gialli, vuol dire che bisogna saltare. Jumping is not a crime. Poi per Nathan Drake jumpare è altamente un obbligo. Saltiamo anche se non bisogna saltare. Porca puttana che spavento, vaffanculo. Oh, santo Dio. Ok, ma qui? Sarà da bestemmiare in tutto per tutto. Ah no, ok, cazzino, perfetto. Cos'è? Un pugnale, ragazzi. Un pugnale longobardo. Più bardo che longo, però, ragazzi. No, no. Sembra Maya o Ink. Ingazzato.
Ok, un'altra cazzina. Ritorniamo. Istanbul, 4 mesi prima. Allora, sei pronto? Non farei se avessi una pistola. Non ce n'è bisogno. Una piccola garanzia, nient'altro. Flynn, sono guardie del museo. E conosciamo a memoria il giro che fanno. Rilassati. 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 Ma sei mai stato in una prigione turca? Se ci prendono, ci sbattono dentro e poi buttano la chiave nel cesso. Questo lo capisci, vero? Molto meglio di te. Beh, magari a te piacciono posti del genere, ma a me no. Non possiamo permetterci di sbagliare. Già, e non sbaglieremo. Ci siamo. Ok, siamo arrivati in questa prigione, in questo museo turco. Vediamo un po' cosa bisogna fare. Di qua. E che facciamo se cambiano il giro di ispezione? Ci penseremo più in là. Non possiamo brancolare alla cieca. Io non brancolo, io improvviso. Si dice così? Già, sono un eclettico. Eclettico? Presuntuoso bastardo. Là. Prima parte ci sono tante cazzine che non ricordavo. Diritti sotto il museo. Niente male, direi. Devi imparare a fidarti di me, bello. Ok, e adesso tocca a me. E ricorda, la torre è l'unica via alla sala della mostra. Ma non ci arriviamo con i riflettori accesi. Lo sappiamo già. Devi aver già tolto la corrente quando arriviamo al secondo cortile. Le luci saranno spente. Il furgone sarà il punto d'incontro. Voi dovete solo portare le vostre chiappe fuori da là in tempo. Ovvio. Ok, basta parlare. Agiamo. Ok, perfetto. Cioè si va... Clou. Ci vediamo dall'altra parte. Non vedo l'ora. Ok. Già preoccupato lui, eh? Nella merda. Sempre nella merda. Sicuro di conoscere la strada? Hai dei dubbi? Da. Non ti piacciono i cismollicci d'acqua melmosa? No, non abbastanza. Per fare questo lavoro qui. Per fare sta cosa, sinceramente. Mica, guarda come si arrampica come una scimmia quello. Come ai vecchi tempi, eh? Già. Ma a che ti riferisci? Dai, salta, cazzo. Ma non salta, sto idiota. Cioè, che mi devi spiegare? Ma perché cazzo è che dovrei andare? Adesso l'ha fatto, chiaramente l'ha fatto adesso. Vabbè. Vai. Ehi, aspetta. Qua non va. Da qualche parte abbiamo sbagliato strada. No, è giusto. Che cazzo dici? La pure... Ehi, scommetti che porta direttamente alla stanza delle caldaie. C'è pure la scala qui. E da lì... penetriamo. Bene. Vai a casaccio, ok? Come? A caso. Cioè? Dammi una spinta. Ti do un cazzotto, altro che spinta, madonna. Dai, su. Perfetto. Eccoci qua. Grazie. Vai su. Ci siamo quasi. Pronto? Pronto a tutto. Andiamo. Dai, bella raga. Giorno di paga. Siamo salvi. Adesso va di nuovo, devo andare di nuovo qui. Perfetto. Arriva su e afferra la scala. Ok, ok. E perché mi parla col microfono, sti idiota, sei qua? Boh, vabbè. Sì. Ok, lanciata, è tutta tua. E però non ci arriva l'idiota. Oh, cazzo. Ok, ce l'ha fatta, no? Ci siamo. Di qua si arriva al cortile. Ok. Beh, di qui non si passa. Almeno se ci tieni alla pelle. Ok, va bene. Ok. Siamo di qua. Da qualche parte c'è una valvola di spegnimento. Allora vedi di trovarla. Dai qua. Perfetto.
spamma, spamma, spamma. Scenditi, testa di cazzo. Oh, ok, ce l'abbiamo fatta. Dai, io. Madonna mia. Certe volte veramente. Si può sapere. Ah, ok, devo andare qua. Perfetto. È un po' buio questa parte, quindi non vedo molto dove devo andare, ma vabbè. Tanto buio, non so. Come cazzo si fa? Ok. Andiamo. Ah, ok, devo andare di qua. Ragazzi, non vedo un cazzo, sincero. Ok, perfetto. Nei retti. Nei retti ovunque, direi. Ok. Ci deve essere una porta proprio dietro l'angolo. Noi entriamo da lì. Una volta dentro, attieniti al piano, ok? Non ti mancava tutto questo? Dai, dai, dai. Sono qui, no? Poche chiacchiere, più lavoro. Ci dovrebbe esserci tipo... Ecco, primo tesoro. Non era quello che intendevo, ma... Chiusa a chiave. Per fortuna sono previdente. Arsenio Lupin era mio nonno, lo sapevi? Aspetta. C'è un allarme. L'ultima volta non c'era. No. Grande. E adesso? Beh, posso disattivarlo se troviamo la centralina. Dovrebbe essere... essere qui da qualche parte. Cazzo, era già. Non lo ricordo, sinceramente. Boh, io mi ricordo dove sono. Che sono. Che ero andato di qua. E invece di qua non c'è un cazzo. Proviamo sto stronzo. No, qui non... Forse questo? Ecco, perfetto. Bene, dovremmo esserci. Ok, ci siamo. E mi parla col microfono, ma sei idiota proprio, cioè. Che cazzo è? Vai. Vai, vai, vai. Questa parte stealth è veramente figa. Poi gli dà tipo uno schiaffettino minuscolo. Comunque, vabbè. Adesso dettagli. Per stordire una persona non così poco puoi fare. Comunque, vabbè. Ecco la torre. Già, ma possiamo arrivarci solo dal tetto. E da qui non si arriva al tetto. Dovremmo superare il prossimo cortile. Dopo quel cancello. Beh, andiamo. Dai, però. Ok. Lo so che devo far così. Ok, perfetto. Dai, staccati dal riparo. Ah, che non si stacca dal riparo, sto idiota. Questa faceva male veramente. Su quel balcone. Qui possiamo salire sul cancello. Ok. Vai, vai. Alla Metal Gear sta parte. Oh, vai su. Cavolo. Vai, vai, vai. La madonna, troppi. Andiamo, ti aspetti. Vabbè, io seguo lui. Ok, ci siamo quasi. Io a destra, tu a sinistra. Ok, vado da questo qui. Ah, ok, adesso sì che fa male così. Gente che tossisce, random. Ok, di qua. Qui non c'è nessuno, ma no, merda, ce n'è uno qui. Fanculo. No, arriva. Minchia che è capocciato, che botto.
Perfetto, adesso dovrebbe esserci, ecco. La cazzenda, la minchia. Ok, dovremmo riuscire a sollevarlo e passarci sotto. Oh, oh, non correre. C'è un altro allarme. Grandioso. Te ne occupi tu. Aspetta qui. Ehi, che palle. Che tanto devo far sempre tutto io, non è che... Deve essere di qua l'allarme, se non mi ricordo. Se mi ricordo. Mi ricordo bene. Se sale sto idiota. Eccolo. Ok, disattivato. Ok. Uno, due, tre. Non ce l'avrebbero mai fatta in realtà, perché sta roba pesa un botto. Poi tutto arrugginito. Pesa un botto sta roba. Ok, ok, bene. Muoviti. Non sbattere solo. Piano. Piano. Sì, ok. Dovremmo esserci quasi, Andata. Oh cazzo, ma devo andare di là. Quindi. Ok, perfetto, non è andato. Fanculo. Che cazzo mi fa fare tutto a me? Quell'idiota mi sta a guardare veramente. Ora ci basta solo arrivare a quella finestra. Vai. Quale finestra? Sai, è che ce ne sono un bel po'. Che deficiente questo qui, no? L'ho pure doppiato. No, adesso non mi raggiunge. Ecco. Perfetto. Via. Che lavoro sciccoso abbiamo fatto. Ho fatto un bel lavoro, ragazzi. Bravo, bravo. Merda. E adesso? Sembra sia arrivato il momento di giocare il nostro jolly. Che bravo. Pistole, cosa credi? Rilassati, Gandhi. Sono solo pistole tranquillanti, assolutamente non letali. La tua coscienza resterà immacolata. Oh, beh, buona idea. Bene, ok, c'è un'altra cosa. Questi affari hanno gittata corta, dobbiamo avvicinarci di più. Tutto chiaro? Mm-hmm. So usare una pistola, genio. Bene. Ok. Ok, stendiamo quei ceffi. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Ok, andata. Un colpo, cioè. Ah no, non ho un colpo, in realtà. Ok, perfetto. Figa sta pistola. Boh, l'abbiamo fatti tutti, quindi in teoria. Andiamo su quella passerella. Devo spingere questo, giusto? Ecco. Sì, lo sapevo. Oh. Dai una mano oppure no? Può farci come? Ok, forse ci siamo. Ci servirebbe un bel cavallo. Non fa ridere, testa di cazzo. Qui non c'è un cazzo, che devo andare di qua. Quelle travi ci porteranno sul tetto, se riusciamo ad arrivarci. Per fortuna uno di noi è previdente. Devo salire da qualche parte. Ah no, fa tutto lui, minchia, ma meno male. C'è lui. Chiaramente mi fa fare tutto a me, però ha portato la roba, giustamente. Questo video durerà un po' di più, perché è uno dei primi, quindi... Ehi! E là di correre! Ma vai a caccare, va. Grazie, amico. L'esperienza del gioco. Ok, ok, vengo. La prossima volta prendo l'ascensore.
In teoria adesso devo andare di là, no? Così? Ok, perfetto. Ci sono. Bravissimo Drake, non mi fallire adesso sul punto più fiero. Di qua non si va da nessuna parte. Di qua? Ok, perfetto. Bravissimo Drake, come un vero ladro. Lupin Arselio. Arsenio. Ci avviciniamo. Ottima osservazione, ancorché ovvia. Dove cazzo devo andare? Minchia, devo andare di là. Bel salto. Guardare in basso. Non guardare in basso, non guardare in basso. Andare là. Dai. Ok, arrivo. No, cazzo. Oh, preso. Sei ingrassato, amico. Oh, merda, ci è mancato poco. Vedi di mangiare meno ciambelle, eh? Ciambellano. È il ciambellano. Vabbè. Dai, scendi giù. Ok. Minchia, ma la sei troppo esperto. Ok, me ne occupo io. E ci risiamo. Salita. Come sempre. Come sempre, è cliché del gioco questo, purtroppo, però è vero, è un cliché del gioco che ogni 3x2 bisogna saltellare di qua di là, ma è anche deve anche piacere, voglio dire. Una guardia sopra di te, una guardia. Vaffanculo, bellissimo, minchia. Non ha neanche urlato. Come sotto dire? Cazzo dice sto imbecille. Ok, ci siamo quasi, dai. Credo. Ma cazzo devo andare? Non mi ricordo più dove andare. Non devo saltare. No. Tua casa. Muoviamoci. Ok, perfetto. Adesso qua devo sparare. Sotto di te. In testa, ragazzi. Vai, grandissimo. Perfetto. Ci siamo quasi. Sì. Ma perché le luci sono ancora accese? Ora ci pensa Clown, non preoccuparti. Minchia, che salti fa questo? Fa veramente dei salti. Merda. Ma vaffanculo. Ok, ci siamo. Dai. Perfetto. Dai, siamo arrivati. Possiamo avvicinarci finché la torre è illuminata. Cosa sta facendo? Minchia, sta stronza. Dai, Claw. Grande, Claw. Perfetto, Claw. Claw Frasers. Je suis arrivé. Se si muove. Ok, via libera. Beh, però, ti muovi o devo passare io? Chiaramente devo passare prima le signore. Ma certo. Ma... ci siamo. Ok, cazzine, dopo stacco il video, raga, perché sennò dura veramente un'eternità. Eccola. Sì, e c'è un allarme. Se non sblocchiamo la teca, quell'affare scatterà appena tocchiamo il vetro. Niente paura, amico. Voilà. Voi là. Bene. Sicuri sia quella giusta? C'è solo un modo per scoprirlo. Scusa, Marco.
altre tonnellate di merda. Tutto qua. Ma non ci serve a niente. La luce del Gran Khan. Aspetta un attimo. Che cosa fai? È resina, brucia. Quindi? Dammi il tuo accendino. Credi sia una buona idea qua dentro? Forza. Wow. Vediamo. Le nostre navi furono sospinte dalla marea nella giungla di Giava. Sembra li abbia colpiti uno tsunami. Sì, sulle coste occidentali del Borneo. Questo sì che è utile. Guarda, forse questo monte è il punto di riferimento più vicino all'approdo. Se troviamo il monte, troviamo le navi. Già, bel lavoro, amico. Aspetta, c'è altro. Ok, come se l'oceano cercasse di liberarsi del carico tremendo che portavamo da Shambhala. La maledizione di Cintamani. E che significa? Shambhala. Oddio, Flynn. Cosa? Marco Polo trovò Shambhala. Shangri-La. Stai scherzando? Se trasportavano la pietra Cintamani, potrebbe essere ancora lì. Sì, tutto molto affascinante, ma ora dobbiamo andare. Ok, ti seguo subito. Che diavolo stai facendo? Scusa, amico, ma le nostre strade si dividono. Ma Flynn, il nostro piano. No, il tuo piano. Vedi, io ne ho un altro. Gettami la fune, non fare lo stupido. Oh già, certo, sei tu la mente. Però hai sottovalutato un piccolo dettaglio. Giusto, amico? Che vuoi fare ora, spararmi? No, voglio solo toglierti di mezzo per un po'. Merda. Credevi non sapessi nulla delle navi sin dall'inizio? Anche uno scolaretto lo avrebbe capito. Flynn, ascolta. Rassegnati, genio. Ti ho fregato. Pezzo di merda. Ah, ah, non ancora. Voglio dare un po' di vantaggio alle guardie. Ok, ora devo andare. Bastardo, ma sono senza rancore, ok? Merda. Dai, usciamo da qua e poi stacco il video. Voglio finire in bellezza. Con un bel fail. Dannazione, Flynn. Vaffanculo. No. Ok, ora sono fottuto. Vaffanculo. Tua madre zoccola. Quella bastarda di Flynn. Pensa. Vaffanculo. Provo io. Sì, ci siamo. No, dove cazzo devo andare? Dai. Ah, ma non era così difficile. Ce l'ho fatta, dai. Credo. Merda. Sì, di qua. Dai. Ok, usa la testa, Nate, usa la testa. Come diavolo faccio uscire da qui? Porca puttana. E intanto... Vai così. Ho preso anche una... Devo arrivare alla scala. Un collezionabile. Addio, idioti. Perfetto. Oh, cazzo. Era andato in pausa da solo. E porca puttana. Bene ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Spero che questo video vi sia piaciuto. È un po' più lungo del normale, ma insomma, bella a tutti ragazzi. Condividete il video, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao ragazzi, ciao a tutti.